Salve a tutti, sono il pittore e artista Mauro Di Girolamo e parlerò oggi di questo mio omaggio a Renato Guttuso. Omaggio realizzato intorno al 2012 ed esposta questa mia opera per la prima volta in assoluto con l'opera ben più nota e omonima di Renato Guttuso, La Bucceria, famosa opera realizzata intorno al 1984 da Renato Guttuso. Questa mia opera è stata esposta presso il Palazzo Chiaramonte Esteri, sede del Rettorato della Università di Studi di Palermo, per la settimana Culture in concomitanza per il progetto Palermo Capitale Europea della Cultura 2019. Insieme al Comune di Palermo, insieme all'Associazione Amici dei Musei Siciliani, ho avuto il piacere e l'onore di poter esporre questa mia opera, questo mio omaggio. Ma di solito l'omaggio tende, così come nelle canzoni, tende a ricalcare la stessa strofa di chi ha creato in precedenza. In questo caso, in questo mio omaggio, vi è un cambiamento sociale, antropologico, psicologico, quotidiano, estetico, sopra il mercato della bucceria dipinto da Renato Guttuso. Intanto parliamo appunto della bucceria di Renato Guttuso, opera che realizzò intorno al 1974 in Nord Italia, tra Pavia e Vicenza, nei suoi vari studi. Egli si fece spedire la carne, frutta, verdure e il pesce proprio perché era un set fotografico in cui lui poteva avere la possibilità di rappresentare la bucceria pur non essendo nella bucceria, almeno così come era nel suo ricordo. Dal 1974 ad oggi, nel 2017, ci sono stati alcuni cambiamenti sociali, antropologici, politici fondamentali che hanno cambiato le dinamiche della geopolitica, così come anche nel tessuto urbano della città. Gran parte delle persone che vivevano nel cuore nevralgico della città si sono trasferite in nuovi condomini, in zone periferiche sempre della città, tralasciando e cercando di dimenticare o tradendo le proprie origini, che sono quelle legate a un tessuto, a un genius loci, che è quello della bucceria. Nel frattempo vi sono stati vari cambiamenti, come l'avvento dei supermercati, i centri commerciali, cose che più di 40 anni fa o 50 anni fa non c'erano nel territorio cittadino palermitano. Ma andiamo a questo mio omaggio. Il mio omaggio nasce principalmente da varie osservazioni, da varie chiavi di lettura, come il libro di Andrea Camilleri, La Bucceria di Renato Guttuso, libro che comprai e che ho letto, principalmente che lui parla di questa donna descritta di spalle, famosissima, che è l'elemento simbolico, sensuale di questa donna, che viene descritta a sua volta come se fosse questa donna la bucceria stessa in senso metaforico, che muore. Poi questo omaggio in cui questa donna muore viene a sua volta omaggiata da vari registi come Andò e Betta nel famoso video e installazione eseguito al Teatro Massimo successivamente al mio omaggio eseguito nel 2013. Ma il mio omaggio non è un omaggio. L'omaggio in poche parole non fa altro che tracciare le stesse coordinate che sono dettate dall'originale. Qui non vi è nessuna carne, a destra non vi è nessun macellaio, se non la scritta carnezzeria, non c'è il quarto di bue, non c'è il pescivendolo, la donna in primo piano a sinistra non c'è, ma c'è l'elemento artistico caratteristico del genus loci, che è, in poche parole, la prospettiva centrale nella discesa dei Maccheronai da Piazza San Domenico a Piazza Garaffello. La composizione stilistica formale, che ha destato polemiche sia per i personaggi ritratti dal nome o pseudonome, o per lo più possono essere anche persone inventate, ma dalla composizione che sembra non avere una prospettiva ma in realtà ce l'ha, perché rappresentano come se fossero manichini all'interno di una scena che è la propria, appunto stavamo lì ad aspettare come se qualcosa accadesse, citando Bukowski, ma principalmente ricorda la composizione stilistica formale dell'opera Trionfo della morte di Sita Museo Patellis. Al di ciò, nei vari ritratti degli artisti amici conoscenti, di cui non cito,
Vi è in primo ordine il mio, che indico il gruppo delle persone, così come fa omaggiando io a sua volta, facendo un altro omaggio indiretto alla vocazione di San Matteo, sita a San Luigi dei Francesi, realizzata da Michelangelo Merisi da Caravaggio, così come altre citazioni e codici nascosti che non starò lì a svelare. Di altri omaggi ad altri artisti della storia dell'arte, ciò denota un'ampia conoscenza culturale, ma tutto ciò ne ha determinato un certo clamore la realizzazione di questa opera. Perché questo artista ha voluto realizzare, si è arrogato il diritto di realizzare un quadro ed esporlo con Renato Guttuso, che ha realizzato la Vucciria. Ma che cos'è questa Vucciria? Descrive benissimo Goffredo Parisi, scrittore del Tempo, amico di Renato Guttuso, della scuola neorealista sociale, che lui, visitando, osservando la Vucciria, tutta quella frutta, quei colori, gli danno un senso di inevitabile di morte, un po' così come il Gattopardo, questo senso goliardico della morte che ritroviamo in tutto ciò che è siciliano, al di là dei colori, nell'apparenza esagerati. E quindi qui c'è un richiamo anche alla città del Messico, alla cultura latina, originaria ispanica. Ma appunto lo scrittore Goffredo Parise dice che è un'opera molto simile a quella di Guernica, di Pablo Picasso, ma l'opera di Pablo Picasso, realizzata a Parigi, a Rue des Grands Augustins, a Parigi intorno al 1937, parla contro una casta militare che stava sprofondando la Spagna in uno scenario di morte e di dolore, così come dice Pablo Picasso. Pablo Picasso e Renato Guttuso, entrambi iscritti al Partito Comunista spagnolo e italiano, realizzarono tante opere. Guttuso fu legato a un aspetto più figurativo, classico, realista, così come vedremo al Museo Mambo di Bologna, i funerali Togliatti. E anche qui troviamo una certa composizione simile al funerale di Guttuso, ai funerali di Togliatti rappresentati da Guttuso. Ma appunto io personalmente dissento da questa concezione, da questo pensiero che all'epoca ebbe lo scrittore Goffredo Parise, poiché rappresenta la Vucciria di Renato Guttuso, a differenza dell'opera Guernica, due cose completamente opposte. Certo, si possono inquadrare, se la vogliamo capire così, come due cose che rappresentano dal punto di vista sociale, antropologico, ma allora anche questa possiamo definire in primis un'opera che è stata esposta per 6 mesi con la Vucciria di Guttuso, che parla di questo cambiamento epocale, sociale, antropologico, oltre che estetico del quartiere, della Vucciria dell'umanità, delle persone che vivono e calcano la giornata. Tengo a sottolineare che questa opera è di mia paternità. Grazie.